Se siete degli appassionati di architettura, questo è il video che fa per voi. In questa classifica elencheremo 12 costruzioni dall'aspetto bizzarro e originale che vi sproneranno a dare sfogo alla vostra fantasia. Non ci credete? Allora iscrivetevi rapidamente al canale e preparatevi a rimanere stupiti di fronte alle 12 costruzioni più strane al mondo. Numero 12. Ponte circolare Laguna Garzón. Sulla costa meridionale dell'Uruguay sorge un ponte molto particolare che attraversa la Laguna Garzón e che ha attirato negli anni molti sguardi incuriositi. Il ponte circolare ha, come specifica il nome, una forma ad anello ed è stato progettato dall'architetto Rafael Viñoly. La struttura in calcestruzzo sorge al di sopra del livello dell'acqua ed è sorretta dai pali cilindrici. Ogni giorno il ponte circolare viene utilizzato da almeno 1000 veicoli che si recano da una sponda all'altra della laguna e da altrettanti pedoni che possono passeggiare in tutta sicurezza sugli appositi marciapiedi ai lati della carreggiata. La struttura ad anello incornicia una parte del bacino idrico e crea, come l'ha definita il suo stesso architetto, una laguna nella laguna. La rotatoria inoltre costringe i veicoli a rallentare e di conseguenza diminuisce la probabilità di eventuali incidenti automobilistici. I pedoni hanno a disposizione un percorso sicuro, sebbene poco silenzioso. Il ponte circolare della Laguna Garzón è stato inaugurato nel 2015, ma non ha ancora finito di conquistare i cuori dei cittadini che lo attraversano ogni giorno. Numero 11. Kunsthaus Graz. Tra gli edifici urbani storici di Graz, in Austria, ce n'è uno che suscita stupore e incredulità tra i turisti che lo ammirano per la prima volta. L'insolita struttura architettonica del Kunsthaus Graz può piacere o meno, ma di sicuro non lascia indifferenti. Questo slancio di modernità sorge nel bel mezzo di un'area costruita con uno stile decisamente tradizionale, ma il suo design eccentrico si abbina alla perfezione con le opere di arte contemporanee esposte nella città di Graz. L'edificio somiglia a un palloncino blu che si libra soavemente tra i tetti del centro storico. Se lo scopo dell'architetto era quello di invogliare i turisti a visitare il museo d'arte, possiamo dire con certezza che il suo obiettivo è stato raggiunto. Negli ultimi anni alcuni hanno osservato che il palloncino potrebbe somigliare anche ad un organo, forse un cuore annerito. Numero 10. Ponte di Lego. Gli appassionati dei mattoncini Lego andranno pazzi per questo ponte speciale. Nella parte settentrionale della regione del Nordrhein-Westfalia, in Germania, è possibile ammirare una costruzione che sembra uscita dal mondo fantastico di Legoland. Sebbene la struttura ricordi proprio i blocchi di mattoncini con cui giocavamo da piccoli, in realtà non è altro che un normale ponte costruito con travi e cemento armato, successivamente dipinto da un artista di strada. Siete rimasti delusi? Ci dispiace. Per anni il ponte è stato una spina nel fianco dell'amministrazione regionale, ma la creatività dell'artista lo ha reso un punto di riferimento imperdibile che riunisce i giovani del posto e attira i turisti. Sul ponte in passato correvano i binari della ferrovia di Wuppertal, costruita nel 1879. Dopo gli anni 90 i binari sono stati rimossi e hanno fatto spazio a una pista ciclabile, che rimaneva però tristemente anonima nel panorama cittadino. La città ha assunto quindi l'esperto di graffiti Max. L'artista si è ispirato alle sue figlie e al loro amore per i Lego e ha trasformato il ponte in un tripudio di colori che rende omaggio alla nostra infanzia. Numero 9. Isola di Mur. Ritorniamo nella città austriaca di Graz per ammirare un'altra costruzione degna di nota, l'isola di Mur. Questa specie di navicella spaziale che galleggia sull'acqua del fiume ha la funzione di un ponte, ma l'aspetto di un edificio eccentrico e fuori dal comune. Nonostante il nome fuorviante, l'isola di Mur non è una vera e propria isola. Ufficialmente, infatti, l'edificio è considerato una piattaforma galleggiante artificiale parcheggiata al centro del fiume dal quale prende il nome. Questa costruzione futuristica è stata progettata dall'artista newyorkese Vito Acconci per celebrare l'elezione della città di Graz come capitale culturale d'Europa nel 2003. Se guardate l'isola da vicino, noterete forse che ricorda la forma di una conchiglia esotica. Secondo voi, a cosa si è ispirato l'architetto per costruirla? L'isola di Mur si estende per 47 metri ed è collegata alle rive del fiume tramite due solide passerelle. Il centro della piattaforma è un anfiteatro. Numero 8. Le Palais Ideal. La prima volta che ci si ritrova ai piedi di questa costruzione, un colosso alto 10 metri e largo 26, non si sa bene da che parte guardare. Questo edificio è tanto complesso quanto intrigante e merita una visita approfondita.
I dettagli decorativi ci ricordano una combinazione tra i templi cambogiani e la Sagrada Famiglia. Ma la struttura architettonica è unica nel suo genere, è composta da pilastri accuratamente intagliati, archi a tutto tondo e nicchie lussureggianti che mescolano epoche diverse. Ferdinand Cheval, un postino francese vissuto tra il 1836 e il 1924, iniziò a costruire il suo Palazzo dei Sogni alla fine del XIX secolo. La leggenda vuole che nel 1879 Cheval fosse inciampato su una roccia durante il suo solito percorso postale e che al momento di raccoglierla per rimuoverla dalla strada fosse rimasto talmente affascinato dalla sua forma particolare da usarla come ispirazione per un edificio incredibile. Cheval non aveva alcuna conoscenza dei principi architettonici, ma imparò le basi leggendo la rivista Le Magazine Pittoresque e posò le fondamenta del suo palazzo senza l'aiuto di nessuno. La costruzione dell'edificio richiese 34 anni. Numero 7. Ponte Lucky Knot. Avete mai visto un ponte senza inizio né fine? Il Lucky Knot è una struttura capriata color rosso vivo che attraversa il fiume Dragon King Harbor nella città cinese di Changsha, con un sistema intricato di torsioni, salite e discese che rendono molto difficile capire dove inizia e dove finisce questa costruzione fantasiosa. La spina dorsale del ponte, una lastra d'acciaio lunga 180 metri, scompare in un loop senza fine che ricorda un laccio di scarpe ingarbugliato o un simbolo dell'infinito che si ripete in eterno. Il ponte è stato progettato dallo studio di architetti Next. Secondo Michael Schreinmachers, uno dei soci, la struttura si ispira a un anello di Möbius, una forma che non ha né inizio né fine. Il Lucky Knot è formato da tre ponti intrecciati che scorrono da una parte all'altra del fiume come se fossero un'unica costruzione fluida ed elegante. La struttura ricorda delle montagne russe ed è una vera gioia da attraversare. Numero 6. Taum Sauk. Ci troviamo di fronte a una struttura dalla funzione misteriosa. Qualcuno vuole provare a indovinare di cosa si tratta? Quella che state guardando è una centrale idroelettrica il cui serbatoio ha una forma di un rene. Le centrali idroelettriche vengono erette di solito nei pressi delle fonti d'acqua o addirittura alla sorgente dei fiumi, ma l'impianto di Taum Sauk è un'eccezione alla regola. Si trova infatti a più di 80 km dal corso d'acqua più vicino, ovvero il fiume Mississippi. La centrale idroelettrica è stata costruita in cima alla zona montuosa di Saint François, nel Missouri Ozarks, a circa 140 km da St. Louis. I lavori sono iniziati nel 1960 e l'impianto è entrato in funzionamento nel 1963. Nel 2005, tuttavia, la centrale ha dovuto chiudere in seguito a una rottura catastrofica del serbatoio superiore, che ha rilasciato 4 milioni di metri cubi d'acqua lungo il corso del fiume Nero. Il torrente imbizzarrito si è abbattuto sul Taum Sauk State Park, spazzando via la casa del custode della riserva. Il serbatoio è stato ripristinato nel giro di 4 anni. Numero 5. Piano House. Stavolta non c'è niente di misterioso. Questi strumenti musicali non potrebbero essere più trasparenti. L'edificio che vedete si trova a Huainan, nella provincia cinese di Anhui, ed è dedicato alla musica. Gli architetti avrebbero potuto realizzare un semplice monumento, ma hanno deciso invece di rendere onore all'arte della musica con una struttura interamente visitabile. Il pianoforte a coda e il violino, entrambi in scala 51, sono fatti di vetro nero e trasparente, che reagiscono meravigliosamente ai giochi di luce. Di giorno sono illuminati dal sole, mentre un sistema integrato di luce al neon crea un'atmosfera notturna davvero magica. È stato costruito nel 2007 per incoraggiare il turismo nella città e far girare l'economia del paese. Ma cosa c'è all'interno degli strumenti? Entrando nel violino, incontrerete una scala mobile e una rampa di gradini che salgono fino ai piani superiori dell'edificio principale, ovvero il pianoforte. Il piano inferiore ospita due sale da concerto e viene solitamente utilizzato dai musicisti per esercitarsi, ma viene spesso preso d'assalto dai turisti che non vedono l'ora di scattarsi una foto con i due strumenti musicali d'eccezione. Anche voi siete appassionati di musica? Qualunque sia la vostra risposta, sappiamo che esiste almeno uno strumento che sapete suonare perfettamente. La campanella dei nostri video. Numero 4. Sutiagin House. Il fai-da-te è una soluzione intelligente a molti problemi, ma può comportare dei rischi inaspettati.
Quando Nikolaj Petrovič Sutyagin ha cominciato a progettare una casa in legno per la sua famiglia, sicuramente non si aspettava di dover lottare contro i fantasmi dell'insoddisfazione. La Sutyagin House si trova ad Arkhangelsk, in Russia, ed era composta da 13 piani che raggiungevano un'altezza di 44 metri. Se fosse ancora in piedi, sarebbe l'edificio domestico più alto del mondo. Sutyagin aveva iniziato a costruire la sua casa nel 1992, con un progetto che prevedeva soltanto due piani. Nel corso dei mesi, però, si è lasciato affascinare dall'architettura giapponese e norvegese, caratterizzata da palazzi alti e slanciati. Nel tentativo di imitarli, ha deciso quindi di elevare la sua abitazione costruendo altri tre piani, che sono poi diventati 4, 5 e infine 13. Sutyagin ha dichiarato di aver seguito il suo istinto fino a livelli folli, ma di essere stato comunque molto felice del risultato. La costruzione della sua casa torreggiante ha richiesto 15 anni, durante i quali Sutyagin e la sua famiglia si sono impegnati senza sosta, senza piani e senza permessi di costruzione. Quando il capofamiglia è finito in prigione per un caso di estorsione, qualche anno più tardi, l'abitazione è stata confiscata dalle autorità e dichiarata a rischio incendio. Tanto lavoro per nulla. Numero 3. Tianzi Hotel. Se avete in programma una vacanza in Cina, prenotate un soggiorno presso l'Hotel Tianzi, un edificio multipiano dall'aspetto originale, che raffigura le sagome di tre anziani in abiti colorati e tradizionali. Possibile che questi simpatici signori siano stati scolpiti a immagine e somiglianza dei fondatori dell'albergo? Assolutamente no. La traduzione letterale di Tianzi corrisponde a figlio del paradiso. Una definizione calzante, se consideriamo che i tre anziani barbuti dovrebbero rappresentare le tre divinità cinesi fondamentali venerate dalla dinastia Ming, che regnò sul paese dal 1368 al 1644. L'uomo al centro con la tunica rossa si chiama Fu e rappresenta la fortuna perché è associato a Giove, un pianeta estremamente benevolo nell'astrologia tradizionale. L'uomo a destra con la toga verde è Lu. Rappresenta la prosperità e l'influenza nella società e veglia sulle associazioni dei lavoratori. La parola Lu, infatti, si riferisce nello specifico allo stipendio di un funzionario del governo. L'ultima divinità, che somiglia vagamente a Babbo Natale, si chiama Shu e simboleggia una vita lunga e prosperosa. Proprio come nell'iconografia tradizionale cinese, Shu non si separa mai dalla sua pesca. Sebbene l'Hotel Tianzi sia un successo internazionale tra i clienti di tutto il mondo, non è facile risalire alle fotografie degli interni dell'albergo. L'unico modo per conoscere i dettagli di questo capolavoro architettonico è ascoltare le storie degli ospiti che vi hanno soggiornato. Anche se viviamo in un'epoca dominata dai servizi internet, infatti, l'Hotel Tianzi non divulga apertamente informazioni sugli alloggi. Sembra che la stanza delle pesche sia la più pittoresca dell'hotel, ma chi può dirlo con certezza? Numero 2. Svalbard Global Seed Vault. Quando pensiamo alla banca del seme, ci viene in mente la fertilità umana. Ma i norvegesi hanno costruito un edificio che prende il suo titolo davvero alla lettera. Stiamo parlando della Svalbard Global Seed Vault, un insieme di cassette di sicurezza in cui sono conservate le risorse naturali più importanti della Terra. I semi di piante e fiori. Senza una flora diffusa e variegata, infatti, l'umanità andrebbe incontro a un destino catastrofico. Il caveau della banca è stato progettato per conservare fino a 4,5 milioni e mezzo di semi, che provengono da tutto il mondo e vengono protetti all'interno di un bunker sotterraneo. Dall'esterno la costruzione non ha un aspetto impressionante e sembra solo la porta di un minuscolo container abbandonato tra le nevi. Alle sue spalle, però, si snoda un labirinto di tunnel sotterranei che conducono a una camera di sicurezza dal valore inestimabile. La Svalbard Global Seed Vault si trova sepolta sotto una montagna di permafrost e nasconde un giardino dell'Eden in costante ibernazione. Se avrete mai l'occasione di passeggiare tra i cunicoli lunghi e silenziosi che portano al caveau, proverete l'emozione unica di sentirvi responsabili del futuro dell'umanità. Alcuni giornalisti chiamano questo labirinto sotterraneo l'Arca di Noè delle piante. Si trova alla straordinaria profondità di 120 metri, scavati nella roccia in modo tale che le sue stanze rimangano naturalmente congelate sotto il permafrost, anche nel caso remoto in cui il sistema di raffreddamento meccanico dovesse guastarsi. Numero 1. Ponte Shima Ohashi. Realtà o illusione? Questa è la domanda che si pongono gli automobilisti che attraversano per la prima volta questo ponte sul lago Nakaomi.
Vista da certe angolazioni specifiche, questa costruzione somiglia più a un ottovolante che a un ponte convenzionale. Quando si inizia la salita verso la cima del ponte, sembra che la strada si impenni con un angolo di 45 gradi. La pendenza in realtà si attesta in media su un valore del 5,1 sul lato della prefettura di Tottori e del 6,1 dal lato della prefettura di Shimane. La ripidezza è una conseguenza naturale di un'illusione ottica che fa impazzire i turisti in visita in Giappone. La costruzione del ponte è iniziata nel 1997 e doveva rispettare la necessità delle due prefetture confinanti di permettere il passaggio delle navi all'interno del lago, ma anche di collegare rapidamente due poli importanti come le città di Matsue e Sakai Minato. La salita impraticabile e la discesa ripidissima gli sono valse il soprannome di Ponte delle Montagne Russe. Avreste mai il coraggio di attraversarlo o vi verrebbero le vertigini? Quale di queste costruzioni vi è sembrata la più bizzarra di tutte? E quale vi piacerebbe ammirare con i vostri occhi? Ditecelo nei commenti! Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime classifiche!